Hai mai litigato con un'amica o un amico? Ti è mai successo che qualcuno ti ha fatto veramente arrabbiare? Beh, questo è proprio quello che successe un giorno tra Bruno e Bicio, due simpatici amici coniglietti. Volete sapere come andò a finire? Mettetevi comodi, che si comincia! C'erano una volta due tane, e nelle tane c'erano due coniglietti. In una viveva un coniglio marrone che si chiamava Bruno, e nell'altra un coniglio grigio che si chiamava Bigio. Erano amici, certo, erano molto amici, andavano veramente d'accordo. Buongiorno, diceva Bigio, ma che bella giornata, rispondeva Bruno. Ma sì, erano proprio buoni amici, fino a quel brutto giorno in cui Bigio, per distrazione, buttò tutta la sua spazzatura fuori dalla tana. E Bruno, arrabbiato, disse: ma tu guarda un po' questo Bigio che sporcaccione, poi tocca sempre a me pulire la sua immondizia. È una vergogna! E un altro giorno invece fu proprio lui, Bruno, a lasciare la radio accesa ad alto volume fuori dalla tana. E Bigio prese a lamentarsi. Ehi, ma sei sordo, gli diceva, abbassa quella radio, maleducato. Insomma, un altro giorno poi litigavano per i panni stesi, insomma, tutti i giorni. Non passava giorno che non trovassero un motivo per litigare. Un giorno Bruno decise di farla finita con questa amicizia e cominciò a costruire un muro mattone su mattone tra le due tane. Aveva appena finito il muro che Bigio, arrabbiatissimo, uscì fuori con un piccone e fece il muro a 1.000, 100.000 pezzettini così piccoli che il vento li portò via. E ricominciarono così a litigare e vendero persino le mani. Prendi questo, prendi quest'altro, brutto prepotente, ti rompo qualche dente. Insomma, erano così impegnati ad azzuffarsi e a litigare che non si accorsero che una volpe affamata che cercava qualcosa da mangiare li stava spiando. La volpe pensava, due coniglietti gustosi, non si sono nemmeno accorti di me. Allora la volpe prese a correre per catturarli e i due ex amici fecero appena in tempo a tuffarsi in una tana. La volpe infilò una mano cercando di prenderne almeno uno, ma loro insieme cominciarono a scavare una galleria che portava alla tana vicina per tentare di fuggire. La volpe, meno male, non si accorse di nulla e loro riuscirono a mettersi in salvo. La volpe, arrabbiata, stizzita, a bocca asciutta, andò via senza nemmeno guardarsi indietro. Insomma, non aveva mangiato un bel nulla. E da quel giorno il coniglietto Bruno e il coniglietto Bigio non bisticciarono più perché avevano capito che insieme si è più forti. Tornarono allora amici e litigarono solo quando era strettamente necessario. Lasciarono aperta però la galleria tra le due tane, perché così potevano incontrarsi anche quando pioveva e sempre se necessario potevano litigare però senza bagnarsi. Qualcuno dice che da allora vivono ancora vicini, felici e contenti. Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli, o moriremo insieme come stolti. Se la storia ti è piaciuta, iscriviti al canale, metti un like e attiva le notifiche per vedere prima di tutti le prossime storie del lunedì del maestro Sergio. Ciao!